Ciao ragazzi, qua dal vostro Italo Argentino e oggi per una nuova avventura, papà. Come vedete, ho appena, mi vedete bagnato tutto, ma innanzitutto vi invito ad unirvi al canale, a lasciare tanti like, commenti, a seguirmi e attivare la campanellina. Oggi andremo a vedere la partita tra Udinese e Chelsea. Crack, sono stato invitato dall'Udinese insieme agli altri ragazzi che vedrete nel video: Ila, Lommi, Nicolò, Stefano, Alessandro e chi ne ha più ne metta. Andremo a vedere queste tre tremenda partita, ho appena finito di lavorare, come ho detto, sono qua, pronto per partire, mi ci sono di tutto, se guardate ho praticamente una ciunga qua, non so, tre ore a tagliarmi qua, perché non so ragazzi, veramente tremendo quello che mi è successo. Siamo pronti con il mate, con tutto, stiamo andando, non so cosa mi aspetterà perché è la prima volta sinceramente, però ragazzi come sempre lasciate un like, viva il football e vi porterò avanti con questa nuova serie, con questo nuovo, sono tornato, e ci vediamo ragazzi nell'avventura. Partiamo adesso, cintura, non si fanno video fino all'arrivo, due ore più o meno. E niente ragazzi, veramente grazie per il sostegno come sempre. E partiamo, non ho nient'altro da dirvi ancora. E buono spettacolo. Bella ragazzi, siamo arrivati, eccolo qua, dietro. Dopo due ore di viaggio, due ore quasi e mezza. Siamo qua, andiamo a trovare gli altri, ho già visto qualche tifoso dietro. Guarda, è la prima volta ragazzi, ripeto, non so cosa devo aspettarmi. Vedo già gente che arriva. Speriamo sia una bella esperienza, fa caldino. Adesso vediamo, dai, io al full ragazzi, mi raccomando, connessi e andiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati, la maglietta c'è, il pass c'è, i ragazzi sono lì, salutate ragazzi, stiamo per entrare, vamo cara. Puoi sederti o no? Non so, non mi azzarderei io. Ci si può sedere o no? Non lo so, però non mi azzarderei. La prima volta? Dopo aver guardato un attimino gli spogliatoi, ragazzi, guardate qua. Dove stiamo per entrare? Aspetta un attimo, Tiriamola ancora. Tremendo, papà, tremendo. Mamma. Oh! Bellissimo, bellissimo. Potete arrivare tranquillamente fino alla griglia qui. Se arrivate fino a qui nessuno vi dice niente. Ok, siamo noi, non so, è già venire. E comunque devo dire ragazzi che è uno spettacolo. Io sono stato là quando sono venuto, forse potete trovare i miei video, alcune foto in giro, ma vederlo da qua è un'altra cosa ragazzi, le panchine. Arrivano lì dietro, non so se vedono i medici per la partita. Probabilmente dopo arrivano, ci diceva il ragazzo che probabilmente arriveranno anche tra poco anche i calciatori. Il Tucu Pereira ha la sua casa, dopo ve la mostrerò, bellissima. E niente, siamo qua ragazzi, bello, speriamo sia una bella partita come dicevo. E spettacolo, veramente bellissimo. Siamo la sala stampa dell'Udinese, crack o no? Sì. Cosa ne dici? Beh, tanta roba devo dire, veramente molto bella. Bella, eh? Bella, bella. Poi bei colori. Bei colori, bei colori. È Juventino, ragazzi. Bei colori. Lì stiamo presentando il nuovo acquisto dell'Udinese. Niente, proviamo anche da... Abbiamo anche la possibilità di bere qualcosa qua. Mi piace, queste sono le macchinette dell'Udinese. Non c'è qualcosa che mi piace? Girando un po' qua ragazzi abbiamo trovato la palestra. La palestra dove i ragazzi prima della partita iniziano a scaldarsi. Un pre-riscaldamento al riscaldamento, no? Però veramente non mi stanco mai di passare qui.
veramente di entrare, entrerei 7000 volte, entrerei sempre, bellissimo, veramente. 25.000 posti di capienza più o meno, dicevano, ce ne sarà la metà sui 12-13.000 persone. E sono, si aspettano qui a Udine, al Dacia oggi. E niente, speriamo, come ripeto, sia un bello spettacolo, che sia bello, che sia carino. La passione è la nostra forza. Lì mi sa che è in dialetto. La passione è la nostra forza, in dialetto friuliano, giusta? Giustamente. Bello, bello, bello. Sono sincero, ragazzi, essere seduto qua nella panchina dell'Udinese, una squadra come l'Udinese della Serie A, veramente, cioè io potrei stare ore e ore qui a guardare il campo, che nessuno giochi, perché a volte io penso che le persone come me, come noi ragazzi, che amiamo il calcio, è qualcosa di assurdo veramente. Io sono tipo 15-20 minuti che sono qua, forse i calciatori sono arrivati addirittura, ma mi sto guardando il tabellone, Udinese 0, Chelsea 0, e mi va bene così, perché il football, crack, il calcio. Ah, un aneddoto: è passato Marino, DS, se non sbaglio, dell'Udinese, mi vede la maglietta e mi fa, maglietta impegnativa quella, non mi ero neanche accorto che era lui, crack, tremendo. Però bello, bello ragazzi, veramente, starei veramente ore e ore qui, quanto lo amo questo sport, ragazzi. Prepartire, dai, bisogna mantenersi leggeri perché bisogna giocare oggi, ragazzi, bisogna vincere, e quindi, no, dai, ci sta, ci sta, ci sta tutto, siamo qua vicino alla sala stampa, dice il ristoro, ci sta, magari darò una opinione dopo. Lui sta già mangiando, non aspetta nessuno. Grande Nico. Insieme ragazzi stiamo aspettando i calciatori. No. Allora, abbiamo già fatto il pronostico su TikTok. Allora, vale vedere. Raga, il crack, si è anche perso Tuchel, che è arrivato, se l'è perso. Anch'io. Allora, vorrei vedere noi. Oh, ragazzi, volevo fare il pronostico. Dai, facciamo il pronostico, pronostico per YouTube. Ale. Ehi. Pronostico. Finisce 2-0 Udinese. 2-1 Udinese. 3-0 Chelsea. 2-0 Chelsea. 3-1 Chelsea. 3-1 Udinese. 1-1. 3-0 Chelsea. 1-1. Vamo, caracco. Ok ragazzi, abbiamo appena visto i calciatori entrare. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, quanto è grosso Koulibaly? Tremendo stile Kai Havertz. Sto bello. Ma vogliamo parlare della classe di Raheem Sterling, ragazzi. Il dinosauro. Mamma mia. Ah, è stato bello, anche l'Udinese che entra in un locale. Tamarrissimo, mamma mia. Quanto tamarro è il Ducu? È il Ducu. Con Busetto lì, tranquillo, dove? Tiago Silva, tanta roba, Tiago Silva. Dal vivo, qual è il preferito? Fabri. Ma chi che è? Tu? Tiago. Tiago, 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 Tiago. Mamma mia. Hai detto anche tu? Sì, Tiago. Mamma mia. Ci troviamo dentro il campo, ragazzi. Ed è assurdo. Assurdo, vi faccio vedere un po'. Tra poco ragazzi usciranno i calciatori, entreranno, perché in questo momento si stanno scaldando di là. Come vedete, guardate che bello il cielo, bellissimo il cielo, quindi praticamente tra poco usciranno, entreranno, beh vedete voi, entreranno negli spogliatoi per poi iniziare la partita. Tanti, una sessantina di tifosi più o meno in questo momento, e poi giustamente divisi anche qua, perché giustamente anche qua e qua ci sono tifosi e tantissimi con bandiere, sciarpe del Chelsea. Adesso però aspettiamo ragazzi, aspettiamo che rientrino gli spogliatoi e poi godiamoci lo spettacolo. Ah, intanto l'Udinese mi ha regalato questa bellissima maglia, tremenda veramente, la nuova maglietta di questa stagione, bella, con il logo e con la scritta qua, se riuscite a leggere, la passione è la nostra forza. Io vi dico sempre che amo i tifosi passionali, no? Tremendo papà, tremendo. La tifoseria intanto si inizia a scaldare, quella dell'Udinese.
niente, niente, dai, godiamoci questo spettacolo. Mendy si sta scaldando e... Eccolo che intanto entra Mendy. Vediamo se gli allunghiamo la mano. Mendy! Grande Mendy! Grande, mi ha dato la mano Mendy. Tremendo, papà. Grandissimo Mendy. Crack, crack Mendy. Campione d'Africa. Campione d'Africa con il Senegal. Crack, crack. Giusto, proviamo a vedere se qualcuno mi allunga la mano, crack. Ci allungo la mano così vediamo se me la danno. Bravo Tuku! Nacho, the way! Una foto può essere? Sì, una foto. Grazie, papà. Intanto sono riuscito a fare la foto anche con Newen. Tremendo. Marino. Grande Simo. Bravo, papà. Bravo. Ciao, ragazzi. Grande. Bravo, Tiago. Ora sì, ragazzi, siamo dentro. Oh, scusami. Partita comunque già impegnativa, tosta, fischiato tre volte. In... Attenzione, eccolo. Basha Tuku! Bravo Tuku! Questo! Bravo Tuku! No, no! Grazie! E niente ragazzi, è arrivato il 2-0 per il Chelsea. Un po' fortunato, però... Fortunato perché comunque lo stavano cercando, però molto, molto, molto fortunati, molto fortunati. 2-0 e vamo con la giocata del Tuku. Bravo! Bravo, europeo! Europeo! 2-1, raga, 2-1, 2-1. Vamo! Papà, quasi un 2-2, bellissima azione. Bello, bello il clima che si sta creando, bello. Devi avere la paglia. Yeah! Altro che un'ala. Mi dissocio. Vicino qua. 3-0-3-1. E finisce qua, ragazzi. 3-1 per il Chelsea. 3-1 per il Chelsea. Vabbè, il commento dopo. Viva il football, ma. Grazie, papà, grazie. Il milione. Viva il football, crack. Ok ragazzi, l'avventura è giunta a termine. È stata una bella esperienza, veramente. Devo ringraziare, ma ringraziano anche loro, l'Udinese, per averci ospitato, per averci dato la possibilità di vivere una giornata così con grandissimi campioni, Thiago Silva e Nicolò Kanté. Bellissima partita, veramente è stata una bella partita, dominata praticamente dal Chelsea, però è stata una bella partita. L'Udinese mi piace a Pereira, Cuadrado, ha giocato benissimo ragazzi, ma non perché argentino, ma perché ha giocato bene. Vi ringrazio ragazzi per essere arrivati fin qua, veramente grazie di cuore per tutto, grazie per l'appoggio, spero che ci saranno altri inviti, anzi ci saranno altri inviti in realtà. Viva il football, sempre crack, vi invito a seguire, lasciami un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina come sempre. E cos'altro da dirvi? Niente, veramente è stata una bellissima esperienza che vorrei ricondividere e rifare sicuramente. Viva il football, sempre papà, sempre papà. Ok ragazzi, la ok ragazzi, la giornata è finita, è svolta, è giunta al termine. Vai, metti.